Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Stefano Di Sanza ed oggi vi farò vedere come trasformare un preset di Lightroom in un log per Premiere Pro, cioè in un preset per la color dei vostri video. Ma prima, sigla! Prima di partire con la spiegazione, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale se ancora non foste iscritti ed attivare la campanellina per ricevere una notifica ogni volta che io carico un nuovo video. E perché no, poi se vi va lasciate anche un bel mi piace a questo video, perché per voi un attimo, ma per il mio canale è davvero molto importante. Ultimissima cosa, vi ricordo che in descrizione nel video trovate tanti link utili, tra cui il link per il mio canale Telegram, canale dove all'interno potete trovare ogni giorno tutte le migliori offerte di Amazon, sfondi per il cellulare e sfondi per il vostro computer. Ma adesso lo spazio per la pubblicità è finito, quindi torniamo a noi ed iniziamo finalmente con il tutorial. Eccoci qui, allora siamo sul nostro computer, siamo sul nostro Mac. Che cosa dobbiamo fare? Come primissima cosa dovete scaricare il programma che vi lascio linkato in descrizione, che ci servirà per trasformare appunto il preset in un log. Quindi come primissima cosa scaricare il programma di cui trovate il link in descrizione. Dopodiché che cosa si fa? Si va su Premiere. Quindi apriamo il nostro Premiere, prendiamo un video, prendiamo il video che abbiamo montato, ok, sul quale vogliamo fare la color, e scegliamo un fotogramma. Clicchiamo qui ed esportiamo un fotogramma. Lo salviamo, ok, possiamo salvarlo o in JPEG o in PNG, come preferite, è indifferente ai fini del tutorial. Una volta che abbiamo questo fotogramma, apriamo il nostro programmino scaricato e clicchiamo su Generate a held. Il programma vi andrà a generare questo file qui. Una volta che avremo tutti i due file, li prendiamo e li trasciniamo dentro Lightroom. Io questo passaggio lo salto perché l'ho già fatto in precedenza, quindi apro Lightroom e vi faccio vedere direttamente nella pagina di sviluppo. Ok, siamo qui, abbiamo da una parte il file che ci ha generato il software che abbiamo scaricato e dall'altro abbiamo il frame del nostro video. Adesso noi non dobbiamo fare altro che andare a creare la color che vogliamo a tutti gli effetti sul nostro video in questo fotogramma. Come possiamo fare? Possiamo fare o manualmente qui con le varie regolazioni, ok? Oppure, perché no, se noi abbiamo per esempio dei preset che applichiamo alle nostre foto e vogliamo applicarli anche al nostro video, ci basterà cliccare su un preset. Adesso per esempio, che ne so, io prenderò questo qui che è molto particolare, ok, giusto per enfatizzare il tutto. Perfetto, una volta che noi abbiamo fatto tutta la regolazione della color come la vorremmo nel video sulla foto, dobbiamo cliccare su tutte e due le immagini, le selezioniamo e facciamo sincronizza. Mi raccomando, è molto importante che siano selezionati soltanto questi valori che vedete qui nel video. Tutti gli altri valori, se sono selezionati, dovrete deselezionarli. Dopodiché cliccate su sincronizza e adesso che cosa succede? Che Lightroom va a impostare le modifiche della color su anche l'altra immagine. A questo punto non dovremo far altro che esportare questo file con le regolazioni appunto che abbiamo applicato sincronizzandolo con l'altra foto. Quindi tasto destro esporta e lo esportate. Ok, allora una volta che abbiamo il nostro file convertito sulla scrivania, clicchiamo su Convert to Cube. Selezioniamo il file, lo trasciniamo e gli diamo l'ok. Il programma, come vedete, ci andrà a creare in automatico il file per Premiere e lo posizionerà nella stessa posizione dove c'è il file di origine che lui è andato ad elaborare. Nel mio caso, subito sotto. Adesso possiamo aprire Premiere, clicchiamo su un nostro livello di regolazione e andiamo qui in questa sezione dove si fanno appunto le correzioni colore. Dobbiamo cliccare su Look e facciamo sfoglia. A questo punto dobbiamo selezionare il file che abbiamo appena creato con il programma, quindi Color Premiere, e gli diamo apri. Signore e signori, il gioco è fatto. Come vedete, questa color è andata quasi a rovinare l'immagine perché è molto eccessiva. E ovviamente l'ho fatta eccessiva già su Lightroom, ma proprio per darvi modo di notare la differenza tra prima e dopo la color. Una volta che abbiamo impostato la nostra color, tramite il valore intensità luce possiamo andare a fare delle micro regolazioni e quindi far sì che la color sia più intensa o meno intensa appunto sulla nostra clip video. Vi faccio vedere, per esempio, se mi sposto verso sinistra, ok, la color diminuisce e si torna verso la clip originale. Se mi sposto verso destra, la color riaumenta.
Ebbene amici, la spiegazione direi che si può concludere qui. Se guardando il tutorial qualcosa non vi rimane molto chiaro, comunque avete delle difficoltà, non esitate a contattarmi, potete lasciare benissimo un messaggio qui giù in descrizione ed io sarò felicissimo di darvi una mano. Prima di salutarci però, come al solito, io vi invito a seguirmi su Instagram se ancora non lo fate, perché lì nelle stories vi tengo aggiornati quotidianamente. Vi ricordo che in descrizione trovate tanti link utili, per cui dateci sempre uno sguardo. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!